Ciao a tutti amici di Overnight, siamo qui con la dottoressa Chinese e volevo chiedere qual è la raccolta del sangue in Piemonte e come vengono tutelati i ricevitori e i donatori. Allora, la regione Piemonte è una delle più importanti dal punto di vista della raccolta del sangue di tutta Italia. La raccolta consente un'autosufficienza regionale e anche di dare un contributo importante, perché è la prima regione da questo punto di vista, per il contributo all'autosufficienza nazionale, in quanto aiuta anche altre regioni per i propri pazienti. Quindi la raccolta si articola sia all'interno di centri trasfusionali, sia con un forte e importante supporto da parte delle associazioni di donatori volontari e non remunerati, che quindi hanno, come dire, un elevato senso civico, un alto valore, perché quello che mettono in gioco le persone che donano è il valore della solidarietà e del desiderio di aiutare gli altri. Il compito, quindi la parte associativa sostiene e aiuta questa organizzazione ed è un pezzo importante dell'organizzazione piemontese. I centri trasfusionali, anche loro ovviamente contribuiscono a questo e hanno il compito, le strutture trasfusionali hanno il compito di garantire la sicurezza sia del donatore dal punto di vista dei requisiti sanitari, sia dei riceventi. Questa sicurezza dipende da molti aspetti, no? Aspetti che possono essere tutelati al momento della raccolta, al momento poi della validazione delle unità di sangue, di emocomponenti che vengono donati con gli esami specifici e richiede anche una importante consapevolezza e presa di responsabilità da parte dei donatori, i quali devono in qualche modo considerare lo stile di vita, no? Cioè alcune abitudini che possono esporli a situazioni rischiose per la propria salute e per l'altrui salute, okay? Che non possono essere completamente coperte ovviamente da tutto quello che viene fatto tecnicamente, quindi gli esami, queste valutazioni qui, ma richiedono un'attenzione particolare anche da parte del donatore alle proprie abitudini, cioè, la propria storia che viene raccontata al momento della donazione al medico che fa la selezione e quindi, come dire, valutata, insieme a lui. Ecco, dottoressa, lei prima ha parlato dell'autosufficienza di Piemonte. Quanto è importante a livello regionale, ma soprattutto a livello nazionale? Allora, l'autosufficienza è un elemento importante non soltanto, come dire, cioè proprio dal punto di vista della copertura del fabbisogno, ma anche di una copertura sostenibile del fabbisogno di sangue trasfusionale, della domanda di salute legata alla trasfusione, ok? L'importanza va oltre, come dire, l'autosufficienza regionale, perché il Piemonte è la regione in Italia che produce una quantità di sangue tale da di gran lunga è quella che ne produce, come dire, come eccedenza di più, tale da poter sostenere altre regioni, in particolare la Sardegna, con cui esiste una tradizione di collaborazione ormai trentennale, direi, e che ha un particolare problema perché ha molti pazienti talassemici e quindi con i propri donatori fa fatica a coprire il fabbisogno perché c'è un motivo particolare sanitario locale che aumenta la necessità. Ecco, su questa cosa il Piemonte sicuramente dà un contributo importantissimo. Ok, ringraziamo la dottoressa, alla prossima.